Salve a tutti per le interviste di TraderLink, ospite di oggi Giacomo Amoje, analista tecnico, e con lui daremo uno sguardo agli indici internazionali iniziando proprio da quello statunitense. Lascia a te grafici e parole come sempre. Ben trovata Rossana, l'inflazione USA vola a gennaio e riporta pressione sui tassi americani rispetto ad una precedente stabilizzazione che insieme alle buone trimestrali societarie aveva favorito un recupero dell'azionario, anche se il fronte geopolitico in Ucraina e le stime di crescita dell'inflazione in Eurolandia mantengono decisamente fluida la situazione anche nel vecchio continente. Il faro rimane comunque Wall Street, qui l'S&P 500 osservato con candele giornaliere, che ha raccolto, come possiamo vedere, un movimento di recupero fino ad avvicinare area 4600. Ecco, quest'area, secondo i nostri modelli, rappresenta uno snodo direzionale di primaria importanza per il periodo a venire, in cui può ripartire, questa è la nostra prima ipotesi, un rigurgito di debolezza operativa e dunque un declino rispetto alla debolezza vista nelle settimane precedenti. Chiaramente invece una capacità di superare magari in maniera importante e significativa area 4600 invece individua un rasserenamento del quadro tecnico anche tattico sull'S&P 500. Tuttavia, ecco, in assenza di questa dimostrazione abbiamo un contesto di cautela sull'S&P 500. Venendo al nostro FTSE MIB, dunque passiamo in osservazione del nostro FTSE MIB 40 osservato con candele giornaliere. Bene, questa fase, l'area grafica pivot per il nostro indice è rappresentata tra i 26.600 e i 27.600 e i 27.400, già capace di respingere l'istanza rialzista precedente, ovvero di inizio febbraio, ora nuovamente approcciata in un recupero. Il quadro grafico attuale vede un rischio di estensione e debolezza a 26.200, mentre sopra l'area 27.4, 27.6, dunque tornerebbero iniziali indizi di ripartenza da abbinare a stretto giro la capacità di proseguire nel recupero, posto che a 28.250 si schiuderebbe, secondo i nostri modelli, una nuova ipotesi rialzista sia tattica che strategica sul nostro indice, altrimenti ingabbiate e temporaneamente accantonate. Chiusura di oggi da monitorare: se al di sotto di 26.850 punti, bene, già indicazione di debolezza operativa in arrivo. Va detto che anche il DAX e l'Eurostox 50 versano in una condizione simile a quella del nostro FTSE MIB, ovvero in temporanea privazione dell'ipotesi strategica rialzista, sintanto si resti intrappolati nella gabbia dei prezzi costruita negli ultimi due mesi. A te, Rossana. Perfetto Giacomo, io ti ringrazio per l'ampia panoramica e i suggerimenti, e con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. A voi. Ok. Stavo dicendo prossima settimana.